Salve a tutti! Benvenuti a una puntata di questa serie sulle arti marziali mixte ignoranti con la nostra Sara Curolili. Nella scorsa puntata, diciamo, la nostra Curolili ha avuto un'avversaria, mettiamolo così, un po' più morbida rispetto al solito, ma non voglio illudermi né si illude lei che le prossime siano altrettanto morbide. Andiamo a scoprire la prossima con voi. Vediamo un po' chi ci ritroviamo davanti. Quale sarà l'avversario? Colei che cercherà di togliere il titolo alla nostra Kuroriri. Prima o poi doveva tornare. Kat Zingano. La Kat Zingano prima o poi doveva tornare. L'unica, vera, bestia nera della nostra Kuroriri. Eccola qua. Ancora una volta cercare di contendere il titolo alla nostra campionessa, ancora una volta qui pronta in un match che sembra destinato a essere piuttosto difficile, sembra destinato a essere piuttosto complicato da affrontare. E quindi, signori, prepariamoci, prepariamo questo allenamento, prepariamoci tutto ciò. Allora, io direi andiamo di crossover, tanto. Bene. 72%, quindi se di solito dopo 20 punti allenamento spesi così, di solito arriva a 71, stavolta è arrivato a 72. Boh, bene così. E allora sparring. Andiamo affrontare di nuovo questo sparring. Adesso siamo di nuovo contro la Whittaker. Uilla, subito si parte. A sta maniera subito partiamo. Olè. Porca miseria. Ma che aggressiva la Whittaker. Whittaker. Oh, mica mi devi preparare al match. Mica mi devi ammazzare. Sprawl. Underover. Rialzati. Mezza guardia. Poi io direi rialzati. Rialzati. No, non mi fa rialzare. E allora sprawl. E allora sprawl. Non reagisce. Non reagisce ai comandi. Va bene, stiamo qua abbracciati. Mi vuole bene, la Whittaker mi vuole bene, è preoccupata per me, è preoccupata per la nostra. Cioè, mi vuole bene la nostra Curolili. La abbraccia, perché no, non andare, non affrontare la Katzingano, non affrontare, è la tua bestia nera, no, io devo andare. Whittaker, devo andare, devo affrontare questo match, è la mia avversaria, devo batterla. Comunque, lasciamo perdere tutte queste cose. Allora, andiamo al resto della preparazione. Degli allenamenti. Allora, prego, è arrivato. Allora, 12 punti di gioco. Se, vabbè, comunque c'è ancora un altro. L'unico allenamento che allena precisione è questo qua da 30. Vabbè, che potrebbe essere un problema, ma vabbè, vediamo, vediamo, vediamo. Allora, siamo sempre qui. C'è una promozione obbligatoria, una cosa da fare obbligatorio. Io intanto continuerei, perlomeno finché non si sale a un certo punto, 97, 98 e boh, 10 punti di crossover così, giusto per far salire, 98, ok. Continuiamo ancora. Per fortuna non ci sono infortuni lievi, quindi non c'è bisogno di fisioterapia e questa è già una buona cosa. Ora andiamo, riprendiamo di qua precisione. Allora, ok, e cacchio, cuore, gioco di gambe e porca di quella. Andiamo di qua. 8, mamma no, 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 questo è brutto. Questo è brutto, io ho meno 8 di cuore perché il cuore è la resistenza. E quella è una brutta bestia sta cosa, è una brutta cosa ora. Ok,
Non possiamo fare fisioterapia a meno che non ci becchiamo malus, una multa per quanto riguarda la. Vabbè, e amen. Amen. Non ci beccheremo una multa per quanto riguarda. Debeccherà la curriculum multa per quanto riguarda l'impegno obbligatorio, ma a un certo punto fa niente. Amen. Fa niente. Clamore in preinconto, solo altro. E se dicevo. E figlio UFC che comunque non ce l'ha fatto, ha fatto scendere il clamore per incontro a medio. Ma l'immaginavo questa cosa, ma insomma con quel meno 10 insomma, di potenza non potevo affrontare il match, visto e soprattutto match a Zingano, la nostra Lili affronta con quel meno 8 di cuore, che vuol dire fondamentalmente un po' meno di stamina, che è un problema. Sarà decisa, potrebbe essere un problema, ma questo non deve scoraggiare la nostra Lili in quello che è comunque forse uno dei match più difficili di questa sua carriera. Eccola qua, Pesi Gallo contro Kat Zingano. Torna sempre. Kat Zingano torna sempre. È una brutta avversaria, un'avversaria difficile, veramente difficile la nostra Corolini. Ripeto, veramente una vera e propria bestia nera, ma stavolta potrebbe essere diverso. Non sarà facile, ma potrebbe essere diverso. Come dicono di lei, prima incontro vincevo l'incontro del KO tecnico, pronti, incontri affrontati in carriera 115, contri persi 31. È una veterana. È ormai una veterana praticamente al pari della nostra Corolini. E quindi signori, questo è un gran match, che è un peccato che abbia un clamore medio perché meriterebbe molto molto di più. Ed eccola la nostra campionessa, la nostra Curolini, pronta per affrontare questo ennesimo match, questo ennesima sfida contro una rivale, la più tosta rivale della sua carriera. E se la robustezza non ti mitigare a 52, punti persi in carriera 6. Signori, è un match difficile, un match davvero difficile questo. Non so, quello lì è carica, carica veramente a pallettoni. Motivata a vincere, a togliersi di mezzo quella che potrebbe essere la più grande rivale di tutti i tempi, che comunque arriva a affrontare un match a 58 anni. Io 58 anni comunque, 3 cm più altezza, 4 di più sempre per la Zingano, 5 cm più di portata sempre per la Zingano. E quindi siamo pronti. Iniziamo. No, Cora. Cora colpo. Cora al corpo Lili. Cora al corpo Lili, bene. E questo l'ha preso. L'ha sentito questo, l'ha sentito. Ed è ancora giù. Va giù la Zingano. Primo atterramento. E ancora. Fine. È finita. Un calcio rotante, il solito calcio rotante della nostra Curolini, che forse mette la parola fine alla più grande rivalità della carriera della nostra Curolini. Forse questa è la fine della più, veramente la più grande rivalità, di una rivalità che ha visto la nostra Curolini affrontare la sua bestia nera e finalmente oggi sconfiggerla. Finalmente sconfiggerla per voltare pagina e andare avanti ai prossimi match. Ma adesso, sotto la programmazione. And
è ancora campionessa, signori. Ancora campionessa. E ripeto, visto comunque la longevità rimasta, credo che questo sia il capitolo finale della, veramente della più grande rivalità della nostra Curolidi. Perché credo davvero che lo sia la più grande rivalità. Te sento ancora il commentatore che sei sotto di me che sta parlando e sta dicendo per la penalità, va bene. Ok, perfetto. Ok, ha parlato, finito, per fortuna. Ok, ora, vabbè, bonus per Fortnite Night. C'è la penalità per aver saltato il servizio fotografico, ma vabbè, tanto in soldi ormai, come vedete, non sono un problema, almeno qua, in questo universo. Gli auguro nella realtà, non so, Curolidi, di avere tutti quei soldi. Comunque, ci siamo. Ripeto, penso e spero che con questo abbiamo concluso con la Ketzingano. Una rivalità che veramente aveva messo sotto torchio la nostra Curolidi. Era veramente la bestia nera, la nostra Curolidi. Bestia nera finalmente sconfitta, demone della carriera, della questa ombra, diciamo, finalmente scacciata via dalla carriera, da questa, dalla gloriosa carriera della nostra Sara Curolidi. Detto questo, direi che possiamo anche salutarci qua e darci appuntamento alla prossima puntata di questa serie su arti marziali insegnanti con la nostra Sara Curolidi. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi e alla prossima.